È stato inaugurato questa mattina alla Casa della Partecipazione di Maccarese il nuovo centro antiviolenza del comune di Fiumicino. Il centro sarà un punto di accoglienza e di ascolto per le donne, gestito dalla cooperativa Be Free, il quale garantirà un servizio dedicato a chi abbia subito violenza e ai loro figli minori, pronto a sostenerle nel caso intendano interrompere una relazione che le fa stare male o comunque affrontare e risolvere una situazione in cui i loro diritti umani non vengano rispettati. Sindaco, oggi un giorno importante per Fiumicino con l'inaugurazione del centro antiviolenza. Qual è stato un po' l'iter che ha portato a questa importante giornata? Era un po' di tempo che ci stavamo lavorando, avevamo individuato e abbiamo individuato un locale prestigioso poi, perché è il vecchio Dazio di Maccarese, che sta alla stazione di Maccarese. In attesa della ristrutturazione di quel piccolo edificio, l'abbiamo collocato nella parte della Casa della Partecipazione, sempre a Maccarese. Oggi prende corpo, e prende corpo soprattutto in una zona dove gli episodi non sono tanti, ma gli episodi sono gravi quando succedono, e soprattutto proprio perché in assenza di qualsiasi struttura di riferimento magari si verificano dei fatti gravi e che questi non vengono resi noti, anche perché per paura, perché non c'è nessun riferimento. Ora, questo sarà un luogo di ascolto, un luogo di aiuto, un luogo che sollecita magari delle soluzioni e cerca di dare una indicazione per un percorso di recupero e di serenità, di tranquillità nei confronti delle donne colpite. Assessore, di cosa si occuperà il centro antiviolenza inaugurato oggi a Fiumicino? Allora, essenzialmente è un centro di ricevimento e di ascolto delle donne in difficoltà, di tutte quelle donne che stanno soffrendo un momento della loro vita particolarmente doloroso, che è quello dettato o dalla violenza familiare, che può essere riferito alla famiglia d'origine o addirittura alla famiglia nuova, marito, moglie e figli. E quindi un centro di ascolto, di accoglimento, indirizzo per queste donne, sia da un punto di vista psicologico, di supporto psicologico, anche delle volte purtroppo medico e soprattutto poi legale per intraprendere eventuali azioni per ritornare a vivere, come dico io. Qual è stato l'iter che ha portato oggi all'inaugurazione del centro antiviolenza? Un'idea che nasce circa 3 anni fa dalla giunta, dal sindaco, dagli uffici, dal dirigente, che abbiamo perseguito in maniera molto tenace, cercando fondi e cercando il miglior percorso per raggiungerlo. Beh, il leader è stato, diciamo, dopo l'intenzione dell'amministrazione di affrontare questa tematica, abbiamo approfittato di un bando della Regione Lazio che ha messo a disposizione dei fondi. Che è stato abbastanza selettivo perché ha avuto anche un iter, diciamo, di ricorsi al TAR di alcuni comuni che non hanno vinto il bando, quindi questo ha rallentato di parecchi mesi l'apertura del centro che avrebbe dovuto aprire almeno 3-4 mesi fa. E legato anche allo sforzo dell'amministrazione che ha stanziato dei fondi in aggiunta alla Regione Lazio per aprire questa struttura. Come ha già detto il sindaco, la località individuata è la stazione di Maccarese perché c'è proprio un plesso, una struttura specificatamente dedicata poi a questo tipo di attività che sta in fase di ristrutturazione e nel giro di pochi mesi metterà a disposizione in via definitiva questo progetto per l'assistenza alle donne.